Salve amici sportivi, ecco il nostro TG sportivo come di consueto ogni sabato, poi verrà replicato domani alle 14 e infine lo potrete vedere anche sul nostro nuovo portale sportnewsmarsala.it. Andiamo parlando di calcio, campionato di eccellenza, poi ci occuperemo anche di volley con la Sigel. Cominciamo con il Marsala 1912, presentazione del nuovo allenatore Angelo Galfano, un importante passato, un top player per la categoria, voluto fortemente dall'amministratore unico Pino Occhipinti per dare una sterzata ad un Marsala che dopo le dimissioni di mister Massimiliano Mazzara aveva creato sconforto che già peraltro esisteva dopo i mesi che hanno preceduto questo pre-campionato che ormai noi tutti sappiamo, calandoci in questa nuova realtà calcistica che si presenta molto difficile per tutte le insidie societarie che ormai tutti conosciamo. E allora parliamo un po' di Angelo Galfano, che ha detto che vuole far riavvicinare i tifosi ad una squadra che hanno ormai abbandonato, soltanto poco più di 100 unità ad assistere al Marsala 1912 che pareggiando in casa contro il Mazzara ha superato i sedicesimi di finale di Coppa Italia, ha battuto la vice squadra insomma, che ha partecipato alla finale nazionale, per cui un buon obiettivo, ma la cosa che interessa di più è il campionato con il primo impegno contro il Licata. E allora andiamo ad ascoltare intanto Angelo Galfano nelle dichiarazioni che ci ha rilasciato appena conclusasi la conferenza stampa di presentazione. La maturità degli ultras marsalesi, mi sento di dirla, si è colta anche che seppur la grande delusione maturata per la retrocessione, gli uomini di Massimiliano Mazzara, cioè il tecnico che c'era prima di lei, hanno lavorato con tranquillità in questo precampionato, non ci sono state pressioni, quindi una maturità del pubblico anche da questo punto di vista. E questo è importante. Speriamo di farli tornare il prima possibile al campo, perché loro devono essere e sono la nostra forza. Ultima domanda, lei in conferenza parlava di sei nuovi innestri, quattro senior e due under. Forse il più difficile è trovare anche gli under, perché ragazzi che sappiano giocare giovani, a questo punto della stagione diventa difficile. Hai detto già tu, hai risposto già tu, è difficile sia under che grandi in questo momento, però ci proviamo e speriamo di riuscire a prendere giocatori importanti che fanno parte del nostro progetto e non prendere giocatori tanto per prendere. Ultimissima domanda e la lasciamo ai suoi ragazzi. Domenica a Licata, il Marsala scenderà in campo per non prenderle oppure con una mentalità già da Marsala? Guarda, le mie squadre hanno sempre giocato per vincere. Dentro, fuori, a chi si incontra, grande rispetto per l'avversario, ma non avere mai timore di nessuno. Quindi noi o si chiama Licata o si chiama dobbiamo giocare, andiamo a giocarci alle partite. Non esiste che tu fai una partita per non prenderle, non esiste. Prima devi cercare di dare. A questo punto andiamo a leggere la prima giornata del campionato di eccellenza. Il Dattilo ospiterà il Mazzara Calcio, la Folgore affronterà il Pacheco 1976, lo Sport Club Marsala 1912 dovrà vedersela in casa del Licata, poi Mussomeli Pro Favara, Parmonval Troina, Castelbuono Alcamo, Rivera Marmi Atletico Campofranco, chiudono Sport Club Nissa 1962, Terranova Gela. Settimana infiammata anche dalle dichiarazioni di Pino Bonafede che ve le riassumo brevemente, ma che potete adesso vederle anche nel servizio che verrà lanciato tra qualche istante. In sintesi, Bonafede ha dichiarato: lo scorso anno ho messo solo soldi, a dicembre volevo trattenere Gallon e Candiano, ma Gerardi non ha voluto. Dopo Agropoli volevo licenziare Pergolizzi, ma Gerardi non se la sentiva. Per il ripescaggio sono stato tradito e poi ascolterete anche da chi. Sono ancora disponibile a prendermi la società, ma devono cedermi gratis le quote perché ci sono un sacco di debiti, ma riporterò, ve lo prometto, la squadra in D.
a occhi pindi non lo vedo bene. E adesso pregherei la regia di lanciare il servizio inerente alla conferenza stampa che ha tenuto l'ex presidente del Marsala 1912, Pino Bonafede. Allora, buonasera a tutti. Sono qua a Pepe Nero per lasciare un'intervista sul Marsala Calcio per la stagione passata, di cui mi sono uscito senza dare, ringraziare a tutti, sia tifosi, sportivi e tutti quelli che mi hanno sostenuto fino alla fine del campionato. Lascio il Marsala Calcio con rancore perché ho i miei problemi, i problemi ci sono e non le posso mantenere il Marsala Calcio da solo. Io mi auguro che tutta la cittadinanza sia vicina a Marsala Calcio e Occhi Pinti riesce a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, io con Gerard assieme, e di portare Marsala ai livelli di cui si merita e che i sportivi ci stiano accanto e Marsala ritorna di nuovo di quello che mi dispiace di vero cuore, non sono quello che pensa la gente, i sportivi che mi criticano su Facebook o sui giornali, io no. Ora, ripeto le stesse cose, lascio il Marsala Calcio per i motivi miei personali, no, non ho niente con nessuno, mi dispiace, dopo aver riusciamo a fare quello che dobbiamo fare, ascoltate e poi giudicate. Grazie a voi e buona serata a tutti. Torniamo in studio, quindi Marsala 1912, ancora un cantiere aperto, hanno promesso i signori della dirigenza che arriveranno 6 elementi, 2 juniores e 4 senior per migliorare una squadra che manca di un attaccante, manca ancora di un centrocampista degno di nota ed almeno 2 o 3 difensori tra gente veterana e dei giovani da mettere sulle fasce. Quindi lasciamo il Marsala, parliamo di Pacheco, perfezionato l'ingaggio, come voi tutti saprete, di Davide Testa, che ha anche giocato una 20ina di minuti in Coppa Italia contro la Riviera Marmi, ancora lontano dalla migliore condizione, ma conoscendo Davide Testa siamo sicuri che farà sicuramente al caso della squadra cara al presidente Marino. A questo punto inviterei la regia di mandare un breve stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal mister in seconda Enzo Cerami al termine di Pacheco Riviera Marmi. Una partita giocata bene sia nel primo che nel secondo tempo, però la sfortuna o la fortuna della Riviera ha fatto tutto. No, noi abbiamo, secondo me abbiamo fatto una buona partita. E noi dobbiamo crescere perché come voi avete visto la squadra ha giocato bene, ha giocato la palla, io sono contento della squadra come ha giocato, però abbiamo fatto il gol, ma questo succede nel calcio, non è che sia una novità. E Davide Testa è il giocatore molto probabilmente che lei voleva tenere qui a Pacheco e ci è riuscito. Sì, penso che un giocatore come Davide Testa in questa categoria credo che lo vorrebbero tutti, uno che ha fatto l'anno scorso 20 gol, quindi ti fa la differenza. Ora vediamo come sta in condizione fisica perché si è allenato poco, quindi difatti l'abbiamo utilizzato per 20 minuti e martedì vediamo le sue condizioni e ci lavoreremo sopra. Ritorniamo in studio, anche il Mazzara si affaccerà a questo campionato domani, vi abbiamo appena letto gli incontri. Mazzara, che non abbiamo visto benissimo nell'impegno contro il Marsala, diversi uomini di categoria, dei veri e propri veterani, ma la squadra di Giacomo Modica pare ancora lontana dalla migliore condizione atletica, quindi dovrà molto lavorare affinché la squadra canarina reciti un ruolo importante in questo campionato e non si limiti naturalmente soltanto ad onorarlo, visto anche i forti atleti che annovera nel suo organico. Parliamo anche della Folgore, visto che la squadra rossonera giocherà in casa contro il Pacheco. I rossoneri continuano a sudare in vista dell'incontro contro il Pacheco. Mister Terranova sta mettendo sotto torchio la propria squadra e naturalmente hanno analizzato i ragazzi insieme al mister cosa è andato bene, cosa ha funzionato e cosa ha funzionato meno bene nel doppio match di Coppa Italia. Il gruppo ha svolto doppie sedute di allenamento
evento, la mattina dedicata al lavoro di forza e trasformazione, del pomeriggio caratterizzato dal lavoro tecnico-tattico con partitella di sintesi finale. Il programma naturalmente prevede una sgambatura quest'oggi e poi tuffarsi in questo campionato di eccellenza, dove anche la Folgore si è organizzata a dovere per recitare un ruolo molto importante. Ricordiamo che in questo campionato ci sono ben 7 squadre della nostra provincia, tra cui naturalmente lo Sport Club Marsala di Angelo Galfano. E adesso è proprio tutto per quanto concerne il campionato di eccellenza. Vi lasciamo ad una intervista arrivataci da Caltanissetta per quanto concerne lo Sport Club Nissa. Siamo con Alessio Sferrazza, allenatore del Sport Club Nissa, vigilia di campionato, mister. Sono contento di iniziare qui a Caltanissetta, spero di soddisfare le esigenze sia dei dirigenti sia quella dei tifosi, che poi coincidono anche con le mie. E domenica incontriamo il Terranova Gela alle 15.30, aspetto tanta gente qui in casa, anche perché i ragazzi ne hanno di bisogno, una squadra giovane che ha voglia. Continuiamo con il nostro TG, occupiamoci di volley con la Sigel Marsala, vera protagonista del mercato, una squadra che si sta riaffacciando, rituffando nel campionato di B1, non certo per recitare un ruolo anonimo, ma per provare il salto di categoria, sfuggito soltanto per pochissimo lo scorso anno, una squadra che ancora non può contare sul Palasport, che deve giocare sul affascinante e carino impianto del Fortunato Bellina, ma adesso ci vuole il salto di qualità, sia di categoria ma anche di impiantistica. Quindi un messaggio, un segnale che lanciamo anche all'amministrazione affinché si acceleri l'iter burocratico e naturalmente i lavori vengano ultimati per regalare a Marsala finalmente il palazzetto dello sport chiuso da quasi 13 anni. Andiamo dunque con la Sigel Marsala e con il nostro contributo filmato realizzato dal solito impeccabile Peppe Maltese. Che campionato ti aspetti, equilibrato come quello dell'anno scorso, e che ruolo potrà recitare secondo te, chiaramente sulla carta, perché poi sappiamo che gli outsider sono sempre pronti a fare la parte del leone, questa nuova squadra? Ma il campionato è sempre un campionato di grandissimo spessore, il nostro girone è sempre stato un girone molto, molto complicato, perché ci sono squadre che si sono attrezzate bene quest'estate, a cominciare da Santa Teresa, che è l'altra squadra siciliana che insieme a Castelvetrano formerà il trio delle squadre siciliane. Non dimentichiamo Aprilia, che tra sicuramente in prima fascia, Montella, Arzano, lo stesso Cotrufiano, e poi Castelvetrano, che potrà sicuramente essere una lieta sorpresa per la provincia di Trapani. Finalmente ridiamo a questa provincia un derby, era ora che i tifosi, gli appassionati di pallavolo della provincia di Trapani potessero godere di questi momenti indimenticabili. Passiamo adesso a una nota dolente, l'impiantistica sportiva. Ci ritroviamo alla vigilia della stagione autunnale con un Palabellina ancora handicappato da quella falla che si è aperta sul tetto e che dopo un anno non è stata ancora sistemata. Per non parlare poi del palazzetto dello sport, che ormai sembra diventare sempre più un miraggio lontano da raggiungere. Ma io parlerei di quello che abbiamo, di quello che ancora deve essere consegnato alla città. Diciamo, preferisco stendere un velo pietoso. È 10 anni che il Pala San Carlo è chiuso e che è stato privato un impianto sportivo di altissima importanza, privato alla città di Marsala, gli sportivi marsalesi. Palabellina purtroppo ha un problema grave, che è quello del tetto, dove abbiamo potuto constatare lo scorso anno che quando piove questo tetto incamera acqua da un po' da tutte le parti e ha creato non pochi problemi. Io ricordo che ci sono state delle partite, soprattutto la seconda di campionato, ed eravamo ad ottobre,
che la partita fu sospesa per ben 5 volte contro Santa Teresa, proprio contro Santa Teresa, ed era ottobre, ripeto, e noi rischiamo di ritornare ad avere la stessa identica situazione a un anno di distanza, perché non hanno praticamente messo mano alla soluzione del problema. Io ho avuto attestati di solidarietà da parte dell'amministrazione, o un impegno che ultimamente si sta concretizzando in qualcosa di più, però in questo momento non posso dire che il problema è risolto, anzi noi siamo molto preoccupati, perché non vorremmo arrivare all'inizio del campionato e a stare lì a guardare il cielo o a guardare il meteo o che cosa butta prima della partita. Prima di lasciarvi andiamo a ricordarvi i nostri impegni. La gara del Marsala 1912 la potrete vedere sul 297 di Canale 2 lunedì a partire dalle 19.30 e in replica il martedì alle 15 il Pacheco, mentre il martedì sera alle 19.30 e in replica il mercoledì alle 15. Visitate il nostro portale sportnewsmarsala.it, dal quale potrete avere tutte le informazioni necessarie sullo sport, sul calcio soprattutto, ma anche sugli altri avvenimenti sportivi, e poi tutti firmati gli highlights delle gare più importanti del Marsala, del Mazara, del Pacheco e di tutte le realtà di eccellenza, con i relativi contributi filmati, relativi anche al nostro TG sportivo e a tutte le nostre interviste sempre presenti sul nostro portale. Da Nicola Donato è veramente tutto, appuntamento con i nostri prossimi programmi. A voi tutti buonasera.